tutorial di oggi è dedicato alle unghie. Da buona napoletana vi ho voluto proporre la mia Coffee Nail Art. È davvero semplice e non richiede una mano particolarmente precisa. Quindi vi lascio al video, buona visione! Per cominciare ho applicato la base Coat di Leighton Denny, che è anche un buon indurente, visto che in questo periodo le mie unghie sono un pochino debolucce, ho appunto preferito applicare questa prima di cominciare con la mia nail art. Poi, come vedete sulle altre unghie, tranne che sul medio, ho già applicato lo smalto di Essence Effetto Nude, questo colore qui. Vediamo se riesco a dirvi anche il numero. Sì, eccolo qua. Eccolo qua, è il numero 5. E lo applico sulle unghie, nel mio caso solo sul medio. E lascio asciugare. A questo punto mi servirà un po' di carta ed uno smalto marrone, ed io ho scelto questo qui di La Roche-Posay e il numero è 38. Ne lascio cadere qualche goccia su questo pezzettino di carta e prendo un pennellino da nail art. In questo caso sto utilizzando un pennellino di quelli che esce già in dotazione insieme a questi smalti da nail art. Prelevo il mio smalto marrone, comincio dal mignolo e vado a creare i miei chicchi di caffè in questo modo. Più luminosa la nail art, realizzo qualche piccolo puntino color oro. Per farlo mi servirò di questo smalto di pupa, che tra l'altro ce l'ho da tantissimo tempo e come potrete notare si è solidificato quasi del tutto, quindi ormai è inutilizzabile. Quindi prima di cestinarlo ho deciso che sarebbe stato protagonista di quest'ultima nail art. Utilizzo un dotter. Vado a prelevare direttamente dal pennellino dello smalto un po' di prodotto e creo qualche puntino qua e là.
la nail art è terminata. Ora, per ultimare davvero del tutto, applico un po' di top coat e io ho scelto di utilizzare questo della Star.